Il Wolf Alps si sta per concludere e con il progetto europeo se ne vanno anche i sostegni destinati alle aziende. 5 anni in cui l'Unione Europea ha elargito oltre 4 milioni di euro per l'intero arco alpino. Nei giorni scorsi la Regione Veneto aveva deliberato un finanziamento per le imprese agricole o zootecniche per la prevenzione da predazione. Cosa significa? Che le imprese che investono sulla prevenzione con kit di elettrificazione per recinti o dissuasori acustici hanno la possibilità di ricevere un contributo da 500 a 10.000 euro. Anzitutto è importante sottolineare che il nuovo gestore dei fondi è AVEPA, l'agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, e che i tempi per fare domanda sono strettissimi. C'è tempo infatti fino al 5 aprile. La richiesta va effettuata sul sito di AVEPA, compilando il modulo dedicato. Quello che viene valutato per l'accettazione della richiesta è tra gli altri il titolo dell'imprenditore agricolo, l'età, con precedenza agli under 40, e non aver ricevuto attrezzature o dotazioni nell'ambito degli altri progetti. A questo punto chi è ammesso ha tempo 3 mesi per l'acquisto delle attrezzature, pena la revoca del finanziamento. Oltre a questi 200.000 euro che si riferiscono al capitolo prevenzione, la regione non ha dimenticato chi ha dovuto fronteggiare i danni subiti dalle predazioni e ha messo a disposizione altri 100.000 euro.